Buondì, mi trovo al Museo Egizio di Torino perché mi hanno invitato a dare uno sguardo da vicino alla loro collezione di mummie animali. Quindi avrò accesso al dietro le quinte di questi reperti, parlerò con chi queste mummie le ha studiate e verso la fine mi faranno anche assistere all'apertura di un sarcofago. La collezione del Museo Egizio di Torino è la più importante collezione di antichità egizie in Italia e la più importante nel mondo al di fuori dell'Egitto. Gli antichi egizi sono famosi per il culto degli animali. Gli autori greci e latini che in passato hanno visitato l'Egitto li hanno dipinti come un popolo che li adorava, che erigeva in loro onore statue d'oro, che adorava dei con teste di animali e che addirittura puniva con la morte chi osava ucciderli. La realtà però è che era un po' più sfaccettata di così la faccenda. Come ogni civiltà antica, effettivamente gli egizi adoravano diversi animali, ma altri semplicemente li cacciavano o li allevavano in cattività o addirittura li consideravano come animali domestici. Però erano degli osservatori attenti comunque del comportamento animale, tant'è che comunque ad ogni animale associavano una diversa simbologia. Anche lì le cose insomma non sono sempre così chiare, ci sono a volte degli animali con una simbologia ambivalente, per esempio l'ippopotamo, da una parte spesso associato alla fertilità e alla protezione, ma da un lato, insomma, a volte si facevano delle cacce all'ippopotamo per scongiurare il cattivo avvenire, perché comunque era un animale pericoloso e ci sono dei trattati egizi di medicina che raccontano degli esiti nefasti del morso dell'ippopotamo. Lo stesso animale poteva anche essere manifestazione di più di una divinità. Per esempio il falco, che era associato sia a Horus sia a Ra, entrambe divinità solari. Oppure la leonessa, che era associata sia a Sekhmet, che è una divinità feroce e protettiva, sia a Mut, che era la dea madre di Tebe. E poi c'è Set, dio del caos, con la testa di... Beh, non è facile capirlo. Non a caso gli egittologi parlano di animale di Set, anche detto Shah, che è difficilmente accostabile ad altri animali noti per via del suo aspetto indecifrabile, con queste orecchie dritte e questa coda raffigurata sempre diritta, a volte addirittura biforcuta. Set nella storia è stato in realtà associato a tanti animali diversi, come per esempio il fennec, il cane, l'ippopotamo, il maiale, l'oritteropo, l'asino, lo sciacallo, addirittura la giraffa. Infatti qualcuno ha pensato che quelle orecchie dritte potrebbero essere in realtà degli ossiconi, cioè le protuberanze che troviamo sul cranio delle giraffe e dei loro parenti. Però in realtà gli egizi già conoscevano la giraffa e la sapevano distinguere, per cui a che pro identificarla in un altro modo a parte? La realtà è che molto probabilmente Set è semplicemente una chimera, un animale immaginario creato ad hoc unendo varie parti di animali esistenti. Questo spiegherebbe il suo aspetto misterioso. Addirittura appunto anche il discorso dello sciacallo. Beh, quando lo trovi associato ad Anubi è perfettamente riconoscibile, distinguibile, per cui anche lì non torna tanto come associazione. A proposito di Anubi, era davvero uno sciacallo? Già nell'Ottocento il naturalista vittoriano Thomas Huxley aveva associato Anubi non allo sciacallo ma al lupo. E una serie di analisi fatte nel 2005 sul DNA mitocondriale di alcuni canidi africani gli hanno anche abbastanza dato ragione. Nel senso che si è scoperto che il canide che si pensava essere l'ispirazione per Anubi non era una variante africana dello sciacallo dorato eurasiatico, il Canis aureus, bensì un altro canide imparentato molto più con il lupo che con lo sciacallo, che attualmente è classificato come Canis lupaster o lupo africano. Tra l'altro, anche Anubi, quando è rappresentato in forma di canide, ha dei tratti particolari, sembra un mix di diversi canidi e in realtà c'è anche chi ha proposto un'origine etologica, cioè basata sul comportamento, per la figura di Anubi. In effetti, canidi come cani domestici, volpi o sciacalli, o presunti tali, possono in effetti intrufolarsi nei cimiteri di notte sia alla ricerca dei piccoli animali che li abitano, sia proprio per magari approfittare dei cadaveri sotterrati di recente. E questo potrebbe spiegare perché una figura come Anubi sia associata alla morte.
culto degli animali, antico Egitto, sicuramente avrete fatto 2 più 2 e vi sarà venuto in mente il gatto, no? Il culto dei gatti è famosissimo presso questo popolo. Ecco, in realtà si pensava un tempo che addirittura la domesticazione del gatto fosse avvenuta proprio qua, in Egitto. E invece no. A livello genetico i gatti domestici mostrano una certa affinità con il gatto selvatico africano, il Felis silvestris libica, che nonostante il nome abita anche altre zone, tra cui il Medio Oriente. Infatti la domesticazione del gatto è avvenuta proprio in Medio Oriente, a partire da almeno 5 linee fondatrici, da cui discendono appunto tutti i gatti di oggi e che sono state portate in giro per il mondo dall'essere umano. Tra l'altro non è un caso che le mummie di gatto si ritrovino quasi sempre in questa posa. Infatti dovete sapere che gli antichi egizi avevano una posa specifica in cui mummificare ogni specie di animale. Nel caso del gatto, i gatti venivano mummificati con le zampe contro il corpo e addirittura la coda arrotolata tra le zampe, il che gli dava una forma vagamente a birillo, così sono note le mummie di gatto, questa forma a birillo. O per esempio il babbuino. Il babbuino era un animale che, e qui in questa vetrina si vede bene, veniva mummificato in una posa seduta, no? Che ricordava un po' vagamente una posa umana, comunque. O l'ibis. L'ibis veniva mummificato con la testa rivolta all'indietro. Qui si vede il dettaglio in cima del becco, che è proprio rivolto verso il retro del corpo. Oppure il serpente. Il serpente è interessante perché veniva mummificato in una posa arrotolata, lì si vede anche dall'incisione sopra il sarcofago. Il toro è un altro esempio di posa caratteristica, i tori venivano mummificati nella stessa posa delle sfingi, anche qui è evidentissima la faccenda, per poi arrivare ai cani. I cani avevano una posa molto simile a quella dei gatti in realtà, qui si vede appunto che anche le mummie di cane hanno questa forma a birillo. Quindi vedete che per ogni specie animale c'è un modo preciso in cui metterla in posa per la mummificazione. Detto questo, come mai però gli egizi mummificavano gli animali? Il primo motivo per cui gli antichi egizi mummificavano gli animali era perché se l'animale domestico moriva, spesso il padrone decideva di portarlo con sé nell'aldilà. E quindi veniva mummificato con tutta la cura possibile e, qualora appunto la morte dei due fosse ravvicinata nel tempo, veniva anche proprio deposto nella stessa tomba del padrone, oppure in dei pozzi vicino ad essa. Talvolta veniva anche dipinto assieme al padrone, con anche il suo nome inciso, di modo che vivesse in eterno. Per gli antichi egizi il nome aveva una grande importanza in questo senso. Talvolta si sente dire che gli animali domestici venivano uccisi apposta per essere seppelliti con i padroni, ma in realtà questo, per quanto ne sappiamo, non è vero. Gli animali che finivano mummificati nella tomba del padrone in realtà morivano di morte naturale. Ecco, per darvi un'idea di quanto potere gli egizi attribuissero alle parole, questo geroglifico qua, che si pronuncia F, indica la vipera cornuta. Qui ci sono anche i corni, quindi un animale piuttosto temuto perché abitava quelle zone. Non è questo il caso, ma talvolta in ambito funerario lo si poteva disegnare incompleto, oppure lo si disegnava e talvolta veniva mutilato, insomma, quasi come ammozzare la testa del serpente. Questo perché? Perché era un geroglifico pericoloso e quindi per impedire che si animasse e nuocesse al defunto si faceva appunto questa cosa, cioè di tagliare quasi la testa al serpente per renderlo inoffensivo. In questo modo lo si poteva leggere, ma non poteva nuocerti. Non tutti gli esemplari di una certa specie avevano la stessa importanza agli occhi degli antichi egizi. Infatti c'erano alcuni esemplari speciali che i fedeli ritenevano essere delle vere e proprie manifestazioni di una certa divinità in terra. Perciò erano ovviamente trattati con tutti gli onori e alla loro morte mummificati. E questo è un altro motivo per cui venivano mummificati gli animali nell'antico Egitto. Cioè si mummificavano quegli esemplari speciali che non potevano quindi essere sepolti senza onore. No, erano un'emanazione del dio, quindi dovevano essere trattati con tutti gli onori. Addirittura quando uno di questi esemplari sacri moriva c'era un periodo di lutto osservato da tutta la popolazione, che magari smetteva anche di radersi barba e capelli in segno di rispetto. Per esempio, quando moriva il toro sacro ad Apis c'era un periodo di lutto che durava circa 70 giorni.
che poi è il periodo che serve appunto per la mummificazione di questo animale. Dopodiché veniva sepolto con tutti gli onori, addirittura mettendo appunto dei monili nelle bende e curando nei minimi dettagli la sua sepoltura. E comunque anche gli animali che venivano mummificati non avevano tutti la stessa importanza, venivano anche mummificati, per così dire, per motivi meno sacri, ecco. Qui al Museo Egizio è conservato quasi per intero il corredo della tomba del direttore dei lavori Ka. Perché ve lo dico? Beh, per esempio in quest'anfora sono conservati degli uccelli sottosale. Ma non solo, c'erano anche capre, piccioni, oche, anatre, addirittura delle cosce di bovino, la parte più pregiata. E questo infatti è il terzo motivo per cui si poteva decidere di mummificare un animale, ovvero lo si preparava accuratamente e poi lo si mummificava affinché fosse da nutrimento nell'aldilà al defunto, esattamente come nel mondo dei vivi lo era in vita. In realtà c'è un quarto tipo di mummie, che poi è il più diffuso, anche qua al museo. Anzitutto, le prime mummie arrivarono nel 700 a Torino con la collezione Donati, che porta il nome del professore di botanica che fu incaricato dai Savoia di recarsi in Egitto e vicino Oriente alla ricerca di antichità egizie. Nelle sue collezioni il Museo Egizio di Torino ha oltre 200 mummie, 45 sarcofagi, 15 reliquiari e 10 vasi contenenti vari tipi di animali. Ci sono ad esempio 4 babbuini, 29 gatti, 12 cani, 51 uccelli, 13 pesci, 8 serpenti, 15 coccodrilli, 3 tori, 2 toporagni e un bovide non meglio identificato, forse una gazzella. Non è chiarissimo, ma sulla base del tipo di bendaggio, che sappiamo essere associato proprio alle gazzelle, potrebbe trattarsi di questo. Ecco, questa è interessante, è la mummia di un toro. Come vedete ha un corno, che non è il suo, è fatto in tessuto. Un tempo aveva anche l'altro e addirittura le orecchie che sporgevano e poi sono andate perdute. La cosa interessante di questa mummia, che ha tra l'altro un supporto per appunto tenersi in posizione con la testa, è che non è una mummia completa, non c'è un toro completo qua dentro. Il cranio, che è qua, è del toro, come anche alcune ossa lunghe e alcune vertebre che sono qua dentro sparse. C'è una serie di fibre di papiro qua dietro che quasi simula, diciamo, la colonna vertebrale e che funge da supporto poi meccanico per il bendaggio della mummia. Comunque, cos'erano queste mummie votive? In sostanza erano mummie che i fedeli acquistavano nei templi per ringraziarsi una certa divinità. Nel senso, acquistavano una mummia di un animale che era considerato l'emanazione di un certo dio o di una certa dea e gli affidavano le loro richieste sotto forma di lettera, di modo che quindi questa mummia di animale, lo spirito di questo animale, portasse al dio o alla dea la richiesta del fedele. Ora, capite che questa doveva essere una pratica molto diffusa nell'antico Egitto, quindi come facevano a procurarsi così tante mummie? Beh, secondo alcune testimonianze si sa che si raccoglievano degli animali sia domestici sia non già morti, per essere poi imbalsamati e mummificati. Ecco, questo spiegherebbe perché alcune mummie al loro interno sono incomplete e perché in altre si trovano degli insetti necrofagi, cioè degli insetti che di norma si nutrono di carogne. Tuttavia, la stragrande maggioranza di queste mummie viene da allevamenti. Cioè, in sostanza, i sacerdoti nei templi allevavano con questo preciso scopo questi animali qua e si preoccupavano anche di imbalsamarli e venderli poi ai fedeli. E siccome le richieste erano tante e non potevano certo aspettare che gli animali morissero di morte naturale, si occupavano, una volta giunto il momento, anche di farli fuori. Secondo i dati più recenti, si sa che questi animali venivano uccisi molto giovani e si può in qualche caso anche risalire alla causa della morte, che va dallo strangolamento alla torsione del collo, dal trauma cranico all'immersione in resina, eccetera. Le mummie erano conservate nel tempio e seppellite una volta l'anno tutte insieme dopo essere state portate in processione. Ovviamente più il fedele era disposto a spendere e più era bella la mummia ed era bello il sarcofago che la conteneva. Quindi questi sono i motivi per cui gli animali venivano mummificati. Ma com'è che gli egizi lo facevano? Allora, in realtà nei materiali l'imbalsamazione degli animali era pressoché uguale a quella umana.
però cambiavano appunto i metodi a seconda della specie e anche a seconda del periodo storico. Di norma prima l'animale veniva eviscerato e sì, gli toglievano il cervello dal naso, tanto lo so che aspettavate tutti che lo dicessi. Comunque, poi intestino, stomaco, fegato e polmoni venivano conservati a parte e si estraevano dal corpo mediante appunto un taglio fatto sul fianco sinistro. Poi il corpo veniva immerso nel natron, che è un minerale a base di carbonato di sodio, affinché si asciugasse, e ovviamente più il corpo era grande più ci voleva prima che si asciugasse, e poi veniva cosparso di balsami e oli e poi immancabilmente alla fine lo si avvolgeva in bende di lino. In realtà c'erano anche delle tecniche un pochino più sbrigative che prevedevano per esempio un'eviscerazione parziale e in quel caso si aggiungeva molte resine all'interno del corpo per impedire la proliferazione batterica. Addirittura in qualche caso si usava un clistere con dell'olio di cedro o di pino inserito appunto nell'ano dell'animale, perché in questo modo appunto gli organi si scioglievano nel mentre il corpo veniva comunque immerso nel natron affinché si seccasse e poi veniva estratto il clistere e fuoriusciva tutto il contenuto e poi alla fine venivano anche qui bendati. Infatti a seconda del periodo dell'animale, ripeto, e anche della velocità con cui si può fare l'operazione cambiava un po' la procedura, però alla fine comunque queste mummie venivano sempre bendate. Altre curiosità: a volte semplicemente si scarnificavano le ossa che poi venivano cosparse di oli e resine e infine bendate. Un altro metodo ancora, che stavolta riguardava in particolare gli uccelli, era semplicemente immergere in un bacile pieno di oli e resine i corpi degli uccelli, che poi alla fine venivano bendati, insomma di lì ci dovevano passare. Davvero interessante, però com'è che siamo riusciti a capire tutte queste informazioni? In altre parole, com'è che si studia una mummia? Qui abbiamo una mummia di coccodrillo, di piccolo coccodrillo, e stiamo osservando i tessuti di questa mummia con il supporto di un microscopio digitale portatile. Stiamo valutando quindi la tipologia di bendaggio, i diversi tessuti che compongono questo involto. Come potete vedere sono, diciamo, naturali, non tinti, oppure abbiamo anche dei tessuti che hanno diverse colorazioni. Questo è quasi un tessuto nero e lo studio dei bendaggi poi in particolare, oltre a caratterizzare il tipo di fibra vegetale, che quindi poi servirà un microcampionamento e l'analisi al microscopio ottico in luce trasmessa per andare a verificare effettivamente il tipo di fibra, se si tratta di lino o meno, e cosa probabile. E poi a supporto anche dei, diciamo, di tutto lo studio dei tessuti che è in corso a livello egittologico e conservativo di restauro. In questo caso poi si può valutare sempre a partire da un microcampione di tessuto, di benda, se di datare la mummia. Cosa che nel nostro progetto abbiamo fatto ampiamente, siamo riusciti a ottenere una campagna di datazione abbastanza corposa, abbiamo datato più una settantina di manufatti della collezione del Museo Egizio, e di cui più di 50 involti. Quindi insomma questo tipo di studi permette sia appunto di vedere caratteristiche riguardo il bendaggio, i tessuti vegetali usati, le tecniche di imbalsamazione, no? Mediante l'analisi dei balsami, eccetera, però a me interessa quello che c'è dentro, no? Gli animali. Come si fa a capire qualcosa di più di cosa c'è dentro una mummia senza ovviamente spaccare la mummia? Insomma, non consiglio di farlo. O neanche sbendarla, insomma. Esatto. Che non è che... Allora, di sicuro si può ricorrere a una tecnica molto potente per questi scopi che è la TAC, la tomografia assiale computerizzata. Il museo con questo progetto appunto ha promosso una campagna diagnostica in cui tutta la collezione, diciamo, è stata sottoposta ad analisi TAC e che ci ha permesso di ottenere importanti informazioni su questi manufatti relativamente ancora poco studiati. Di sicuro, innanzitutto, capire, individuare la specie animale all'interno. Quindi si possa proprio identificare a livello preciso, diciamo? Sì, più o meno preciso a seconda della specie stessa.
perché poi è più o meno facile individuare dei caratteri specifici, però diciamo che una gran parte delle informazioni ottenute ci hanno permesso di identificare, oltre alla specie, l'età dell'animale, che è anche un'informazione a livello egittologico importante. Quindi si può capire se è un animale adulto oppure, un cucciolo, sì, scheletricamente immaturo. La posizione all'interno dell'involto. Possiamo individuare anche proprio la metodologia del processo di imbalsamazione, quindi con il bendaggio, quante bende sono state utilizzate, con che volumi, con quali materiali, a seconda della differenza radiopacità delle bende, possiamo anche capire se sono stati anche utilizzati in modo più o meno abbondante i materiali di imbalsamazione. Poi so che vi hanno anche riservato delle sorprese, che magari nessuno si aspettava, sul contenuto. Esatto, sì, a volte ci sono state delle sorprese perché talvolta abbiamo riscontrato magari mummie incomplete, quindi non vi era l'intera porzione scheletrica dell'animale. Ad esempio, in altri casi, diciamo quasi la totale assenza di un corpo scheletrico. Qui abbiamo questa mummia di Ibis, appunto, dall'involto esterno e dall'aspetto esterno era stata catalogata come mummia di Ibis, e invece grazie alla TAC abbiamo scoperto che all'interno un Ibis non c'è, ma ci sono solamente un fascio di calami. Quindi diciamo che ci ha lasciato le penne. Ci ha lasciato le penne, sì. Ora, a parte le battute, sì, esistono delle mummie che hanno al loro interno solo una parte dell'animale e magari il resto ricostruito con altri materiali per dare la forma, e prendono il nome di false mummie o pseudomummie. Tradizionalmente, diciamo così, sono sempre state considerate come una versione, per così dire, economica delle mummie che potevano essere acquistate nei templi. Ma la verità è che non sappiamo il vero motivo per cui gli egizi lo facessero. Certo, è possibile che fossero delle versioni economiche delle mummie per i meno abbienti, ma in realtà potrebbe anche darsi che, non ci fosse tempo sufficiente per confezionare una mummia decente, quindi la procedura è stata un po' tirata via. Oppure può darsi che l'animale in partenza fosse già incompleto, come vi dicevo prima. O magari il sacerdote voleva fregare i fedeli, cioè ci sta anche questo. Quello che però tranquillizzava i fedeli è che nell'ottica della spiritualità egizia una parte valeva per il tutto. Quindi in realtà non era importante che l'involucro della mummia contenesse o meno un animale completo. Infatti bastava che ce ne fosse una parte. Quindi in realtà, secondo la loro ottica, quelle non erano false mummie, ma a livello spirituale mummie perfettamente al pari delle altre. Ed è interessante studiarle perché ci riservano un sacco di sorprese. Nelle collezioni del museo ce ne sono solo due di mummie di babbuino di questa tipologia. Vedete, questa è seduta su un letto, diciamo, di consistenza terrosa. Lo studio di queste mummie con la TAC ha permesso di scoprire una cosa interessante. Probabilmente i babbuini nell'antico Egitto venivano tenuti a modo di animali domestici. Ecco, alcune di queste mummie non hanno i canini, perché probabilmente gli venivano tolti. Come sapete, i babbuini hanno dei canini non indifferenti, e quindi per evitare, diciamo, che mordendo facessero troppo male in casa, gli venivano praticamente strappati i canini. Grazie alla TAC abbiamo anche capito che a volte il contenuto non corrisponde al contenitore. Per esempio, questa qua può sembrare una mummia di un feto umano, e invece messa sotto TAC ha rivelato che dentro c'erano vari esemplari di uccelli. Probabilmente si tratta di un falso confezionato per il mercato antiquario durante il XIX secolo, perché presumibilmente le mummie di feti umani avevano un valore più alto. Oppure questa è molto interessante, è una mummia di coccodrillo che, una volta messa sotto TAC, ha rivelato che il coccodrillo dentro non era così grande come la mummia faceva apparire, bensì prendeva solo 2/3 dell'intera lunghezza. Sì, gli egizi non rimanevano indifferenti di fronte ai coccodrilli.
e li capisco, d'altronde ancora oggi questi predatori uccidono, secondo alcune stime, un migliaio di esseri umani ogni anno. Uno degli dei degli antichi egizi, Sobek, aveva la testa di coccodrillo. Era talvolta raffigurato con delle piume verdi in testa che potremmo forse interpretare come un ciuffo di vegetazione acquatica nelle vicinanze di un coccodrillo semisommerso e che, stando a quanto ci hanno lasciato detto i suoi fedeli, doveva avere un bel caratteraccio. Le mummie animali hanno anche giocato un ruolo attorno al dibattito storico sulla domanda: le specie restano sempre uguali o cambiano nel tempo? Il naturalista francese Étienne Geoffroy Saint-Hilaire mise su una discreta collezione di mummie animali ottenute in Egitto con le spedizioni napoleoniche con lo scopo di confrontarle con le loro controparti odierne e notare se ci fossero stati dei cambiamenti in risposta ai cambiamenti ambientali. Ora, ovviamente lui aveva modo di fare solo un'analisi morfologica basata sulla struttura dello scheletro e quello che riusciva a vedere da fuori. Noi però oggi abbiamo la possibilità di studiare il DNA. E noi da questo studio del DNA delle mummie che abbiamo imparato? Tanto per cominciare che il coccodrillo del Nilo che vive in Africa non è un coccodrillo, ma due. Infatti i coccodrilli del Nilo propriamente detti, nome scientifico Crocodilus niloticus, si è scoperto che sono solo quelli che vivono nell'Africa meridionale e orientale. Quelli che vivono nell'Africa centrale e occidentale sono un'altra specie, battezzata Crocodilus sucus e comunemente nota come coccodrillo dell'Africa occidentale. E sapete chi per primo ha descritto questa specie? Proprio Saint-Hilaire, nel 1807, sulla base del confronto tra il cranio di un coccodrillo del Nilo di oggi e il cranio di un coccodrillo mummificato. Poi col tempo abbiamo considerato questa specie semplicemente come una popolazione di coccodrilli del Nilo un pochino diversa dalle altre. Poi una serie di analisi genetiche fatte dagli anni 2000 in poi hanno invece dimostrato la validità di questa specie. E si parla in questi casi di specie criptica, cioè delle specie che apparentemente da fuori sembrano indistinguibili, ma che poi, se le vai magari ad analizzare da un punto di vista genetico, ti salta fuori qualche sorpresa inaspettata. Una pubblicazione del 2011 ha anche analizzato il genoma di coccodrilli provenienti da varie parti dell'Africa, comparandolo anche con i reperti conservati nei musei, tra cui alcune mummie di coccodrillo provenienti dall'Egitto. Lo scopo era quello di ricostruire l'areale storico di questi animali, ovvero l'areale in cui in passato erano diffusi, ma dal quale oggi sono scomparsi. E si è visto che queste due specie di coccodrillo erano sovrapposte a livello di areale, cioè vivevano lungo il Nilo in questo periodo entrambe. Quindi sappiamo che c'erano effettivamente due coccodrilli. E il bello è che lo sapevano anche gli egizi, infatti ci sono dei resoconti scritti che ci dicono che i sacerdoti erano a conoscenza del fatto che ci fossero due tipi di coccodrilli e che nei templi e nelle cerimonie usassero quello più piccolo perché era meno aggressivo e quindi un po' più gestibile. Infatti, come vi dicevo, i coccodrilli venivano allevati appunto a scopo di mummificazione come mummie votive nei templi e addirittura c'erano delle incubatrici per le uova e delle nurseries per i piccoli. Qui ci sono tre mummie di tre piccoli coccodrilli che a vederle sono abbastanza diverse l'una dall'altra. Questa è una mummia un po' più curata, c'è un bendaggio che anche a livello di colori è piuttosto ordinato, insomma un animale mummificato con una certa cura. Questa invece appare chiaramente molto più grossolana, sembrano quasi avanzi di strisce che sono state poi fissate con dei piccoli fili, e questo invece è proprio sbendato. Qual è la differenza? Questo è stato mummificato per essere presentato così com'è, cosa che invece non vale per questo. Era pratica comune mummificare i coccodrilli più grandi nascondendo nel bendaggio altri piccoli coccodrilli. La cosa curiosa è che venivano posizionati un po' sulla schiena, e a volte ce ne sono anche di numerosi insieme, per simulare in qualche modo quando i piccoli coccodrilli montano sulla schiena della madre in cerca di sicurezza, no? E questo probabilmente ci dice che avevano anche qui questo tipo di mummie una valenza spirituale a livello di protezione. La differenza tra questi due è che molto probabilmente questo era bendato grossolanamente allo stesso modo, ma probabilmente nell'Ottocento è stato sbendato per vedere il contenuto, perché ai tempi non avevano la TAC e quindi il bendaggio originale è andato perduto.
Beh, nell'Ottocento la TAC non ce l'avevano, ma noi fortunatamente ce l'abbiamo. È una tecnica che viene usata da molte discipline, come ad esempio la paleontologia. A proposito, visto che parliamo di fossili. Allora, qui davanti a me c'è un fossile di riccio di mare della specie Echinolampus africanus, una specie che risale all'Eocene, in particolar modo al periodo Lutezziano, quindi stiamo parlando di un'età che va da 48,6 a 40,4 milioni di anni fa circa, e il genere Echinolampus, tra l'altro, è ancora rappresentato da qualche specie, questa però è estinta. È particolare perché fa parte di un'infraclasse di ricci di mare nota sin dal Giurassico, che prende il nome di Irregularia. Perché? Allora, sostanzialmente i ricci di mare hanno la bocca in posizione centrale ventralmente, quindi nella parte sottostante del loro corpo, e l'ano più o meno speculare alla bocca in posizione dorsale. Questi ricci qua invece hanno effettivamente la bocca in posizione ventrale e l'ano non è più proprio in posizione dorsale, ma è decentrato, spostato lateralmente anche lui in posizione ventrale. Per questo vengono appunto chiamati ricci irregolari. Ora, io vi sto parlando di ricci di mare estinti e fossili in un museo egizio. Perché? Allora, Divina, è opera di un qualche paleontologo burlone oppure c'è un motivo per cui lo troviamo qua nel museo egizio? Allora, è un dubbio legittimissimo, ma ci sono due motivi speciali che hanno portato questo fossile qui al museo. Il primo è il luogo di ritrovamento, perché è stato ritrovato in un sito archeologico conosciuto come Eliopoli, e il secondo è l'iscrizione, che adesso andremo a leggere insieme, in geroglifico, che si trova sulla sua parte ventrale. Sa che la leggerai solo te, comunque. Andrai a fiducia, dai! Allora, adesso a fiducia ti dico che partiamo a leggere da destra verso sinistra e leggeremo in questo modo, e dice Gem her resi ic in it necer chanefer, che sembra uno scioglilingua, ma in realtà è una frase di senso compiuto, perché il riccio di mare ci parla letteralmente e ci dice che è stato trovato a sud di Ik dal padre divino Chanefer. Quindi stiamo parlando di un alto sacerdote, una persona importantissima nell'Egitto dell'epoca, che si firma stranamente. Purtroppo noi non abbiamo tante informazioni su chi possa essere questo Chanefer, perché è un nome abbastanza usato, quindi siamo Mario sfortunati. Rossi dell'antico Egitto. Esattamente, diciamo. Soprattutto del nuovo regno e dell'epoca tarda, ecco, mettiamola così. Però ci dice che ha trovato questo fossile a Ik. E ovviamente siamo impazziti per capire che posto fosse Ik, perché chiaramente per gli egiziani, per gli antichi egizi, doveva essere un posto immediatamente riconoscibile. Per noi non è così. Nella letteratura si parla di un luogo mitico, questa Ik, dove il dio del sole avrebbe sconfitto il suo nemico, il serpente Apofi, il signore del caos. E il fossile è stato trovato nel tempio del dio sole. Eliopoli infatti vuol dire questo, città del sole. Quindi potrebbe esserci un richiamo. Ma in realtà è probabile che Ik sia un posto reale, e alcuni studi hanno rivelato che potrebbe essere una zona ricca di cave che si trova proprio a sud del tempio di Eliopoli. Faceva parte probabilmente di una zona vicina alla catena di Mokattam, dove sono stati trovati tantissimi altri fossili proprio come questo. Quindi abbiamo anche un contesto che potrebbe riportarci all'origine del nostro fossile. Sì, la cosa interessante appunto è che non è un fossile che ha trovato un paleontologo nei sedimenti di età, in questo caso oceanica, ma è un oggetto che ha trovato un archeologo in uno scavo, un sito archeologico, e quindi è stato, diciamo, portato lì con un preciso motivo, ecco. E soprattutto è un fossile che è stato prima addirittura trovato da un egiziano, esatto, che lo ha ritenuto in qualche modo degno di essere portato alla presenza del dio del sole. E chiaramente ci chiediamo perché, considerando tutti gli altri oggetti preziosi che avevano. Probabilmente questo riccio lo colpì, questo fossile, lo immagino che fosse una biat. Biat è il termine egiziano che vuol dire la meraviglia, qualcosa di spettacolare che è degno di essere portato ad un dio. Forse è una biat perché la sua forma sferica ricorda il sole, o forse perché effettivamente sulla parte dorsale si può vedere quella che sembra essere una stella a cinque punte, o almeno questa è la raffigurazione che gli antichi egizi davano alle stelle, perché prendevano ispirazione dalle stelle marine. Okay. Considerando che il mondo era venuto in divenire dalle acque, ha senso tutto sommato, okay. E quindi avrà pensato che fosse appunto un qualcosa di spettacolare, meraviglioso, degno di un dio. Thank you.
chiaramente le mummie sono reperti preziosi e vanno anche messe in sicurezza. Cinzia, come ha fatto il Museo Egizio a restaurare queste mummie? Prima fase, le operazioni di pulitura, quindi rimuovere il più possibile dai manufatti tutto quello che li ha danneggiati e che li potrebbe danneggiare in futuro. Le operazioni di pulitura avvengono ovviamente con l'ausilio di un microaspiratore chirurgico, quindi un microaspiratore con una capacità di aspirazione non solo molto bassa, ma che può essere variata a seconda del deposito che deve essere rimosso. Non solo, ma avendo un filtro e una scatola di deposito, noi possiamo raccogliere il materiale ed eventualmente analizzarlo per vedere quali erano i depositi che erano presenti sulle nostre fibre. A volte abbiamo bende staccate o deformate, quindi si sono staccate, si sono sciolti gli intrecci originali e abbiamo bisogno di riposizionarli correttamente nella loro collocazione originaria, perlomeno per quello che ne abbiamo ancora sopravvissuto, e utilizziamo un vaporizzatore ad ultrasuoni. Questo è un apparecchio che viene utilizzato per l'aerosol, ha il vantaggio di produrre un vapore freddo. Perché freddo? O meglio, freddo, ma che può essere, la temperatura può essere variata e leggermente aumentata. Questo per evitare di utilizzare del calore su dei materiali organici e il calore potrebbe innescare delle reazioni chimiche indesiderate. Diciamo che a questo punto la nostra mummia è pulita e rimessa in forma. Il problema vero è quello di tenere in posizione il materiale. Tenete conto che il bendaggio avveniva praticamente, era tutto meccanico, quindi ciascuna cosa teneva ferma l'altro, non ci sono punti di cucitura, c'erano solo dei punti di resina che tenevano fermo tutto. Il problema del consolidamento per questo tipo di manufatti è un problema legato sostanzialmente al fatto che per intanto l'unico accesso che noi abbiamo è un accesso dal diritto, nel senso che i tessuti normalmente si restaurano mettendo un supporto, una toppa, chiamiamola come vogliamo, dal retro. Quindi se uno si fa un taglio in un pantalone, mette sotto un tessuto e poi fa il suo. Qui noi non abbiamo un accesso dal rovescio. Possiamo intervenire solo dal fronte e allo stesso tempo abbiamo un problema che è quello di cercare di aggiungere il meno possibile. Non possiamo utilizzare nulla che penetri all'interno delle fibre. Anche perché sennò si rischia poi di danneggiarlo ulteriormente o di falsare, immagine, anche la lettura, no? Esattamente. Primo perché, ahimè, le fibre sono igroscopiche, quindi assorbono e lasciano delle gore. E due perché ci siamo accorti da interventi che sono stati effettuati in passato anche su altri manufatti di questo genere che tutto quello che è stato aggiunto ha nel corso del tempo interferito pesantemente nella diagnostica. Quindi la scelta è stata, dove era necessario, di rivestire le nostre mummie con un tulle. Quindi il tulle è stato tinto, è stato messo in posizione, diciamo stracciato sull'animale, ed è stato cucito attraverso delle fettucce di lino che abbiamo fatto tessere appositamente, tingere appositamente. Abbiamo utilizzato degli aghi curvi, che sono gli aghi chirurgici, quelli che vengono utilizzati tra l'altro in veterinaria. L'ago curvo prende la nostra fettuccia e blocca il tulle, ma il tulle non è ancorato all'animale, è ancorato solo alla fettuccia. Il risultato è quello di tenere in posizione quello che ancora esiste del bendaggio, cercando di coprire il meno possibile. Sì, lo so, state aspettando l'apertura del sarcofago, ma non sarebbe un mio video se prima non vi spammassi un po' gli insetti. D'altronde dei dinosauri ne abbiamo già parlato, c'erano gli ibis. Parlando di egizi, come non parlare degli scarabei? Allora, gli egizi ovviamente erano molto affezionati
agli scarabei. Veneravano diversi scarabei, il più importante dei quali è lo Scarabaeus sacer, volgarmente noto come appunto Scarabaeus tercorario. In realtà il nome Scarabaeus tercorario non è un nome che ha una qualche valenza a livello di classificazione scientifica, perché quel comportamento lì si è evoluto più volte indipendentemente in diversi tipi di coleotteri. In realtà neanche tutti fanno la famosa palla, alcuni fanno tunnel nello sterco e altri semplicemente ci vivono dentro. Comunque i dettagli di questi amuleti sono molto interessanti. Per esempio quello a testa umana, però vedete che le spine sulle tibie ricordano molto effettivamente quelle presenti nello scarabeo vero, come anche il dettaglio della testa dell'altro. Non ha le zampe visibili, ma la testa invece è molto molto verosimile. Gli egizi associavano alla palla fatta dagli scarabei il movimento del sole nel cielo, tant'è che comunque lo scarabeo era associato al dio del sole, Khepri, e perché appunto sembrava che la palla enorme del sole fosse spinta nel cielo esattamente come lo scarabeo sulla terra spingeva la sua palla di letame. Questa associazione con il sorgere del sole rese gli scarabei un simbolo di rinascita, cosa probabilmente rafforzata dal fatto che gli antichi egizi vedevano emergere dal terreno gli scarabei adulti quasi come se si generassero spontaneamente dallo sterco. Ecco, infatti pensavano che non avessero sessi. Insomma, cosa in parte giustificabile dal loro punto di vista, perché questi insetti a vederli così a colpo d'occhio non è che siano effettivamente riconoscibili così bene il maschio dalla femmina, no? E oltretutto l'accoppiamento avviene nello sterco, quindi lontano da occhi indiscreti. L'effigie dello scarabeo era realizzata in diversi materiali, come per esempio agata, ametista, ma anche oro e avorio. Veniva ovviamente, per la sua simbologia legata alla rinascita, posta nella tomba del defunto. Addirittura si metteva un amuleto a forma di scarabeo sul cuore del defunto, perché nell'idea dell'antico Egitto doveva aiutare a passare il test della pesatura del cuore il defunto, per dargli appunto un libero accesso all'aldilà. In pratica lo scarabeo si attaccava al cuore e impediva al defunto di confessare tutti i suoi peccati, avendo appunto la via più libera verso i campi Elisi, no? Il loro paradiso. Per i vivi però lo scarabeo era comunque importante, veniva utilizzato come portafortuna sotto forma di amuleto, e in realtà questo sappiamo che fu adottato anche da alcuni soldati romani. Certo, gli scarabei non sono stati gli unici insetti che hanno catturato l'attenzione degli antichi egizi. Il primo a parlare dell'interesse di questo popolo per questi animali fu Ludwig Keimer in una serie di ricerche che furono pubblicate tra il 1931 e il 1939. Per esempio, parlando di altri coleotteri, esistono molti pendenti che raffigurano buprestidi o elateridi. E cambiando tipo di insetti proprio, ci sono appunto molte raffigurazioni di api. Le api erano un simbolo molto importante per gli antichi egizi, tant'è che il simbolo dell'ape era uno dei geroglifici che indicavano il re. Poi per esempio ci sono molte cavallette raffigurate appunto sulle tombe, e in realtà la cavalletta è facile immaginare che potesse essere un problema per i raccolti degli antichi egizi, ma sotto forma di geroglifico indica i soldati. Questo probabilmente per fare un parallelo tra lo sciame di cavallette e l'esercito di soldati che carica i nemici. Su dei gioielli e in alcune pitture provenienti da alcune tombe troviamo addirittura delle farfalle. Ovviamente, come vi ho spiegato, gli egizi attribuivano ai diversi animali una loro simbologia. Alcune di esse ci appaiono effettivamente più familiari. Per esempio, il leone, anche per gli egizi, era un simbolo di regalità. Il toro, per gli egizi, era un simbolo di forza e di vigore maschile, tant'è che i regnanti indossavano proprio una coda di toro. Altri, invece, ci appaiono un po' più curiosi. Ci credereste, ad esempio, che le mosche, per gli antichi egizi, erano simbolo di coraggio? Davvero, in effetti, i soldati che si distinguevano per le azioni particolarmente valorose sul campo di battaglia ricevevano in premio dei prestigiosi pendenti con l'effigie della mosca, spesso realizzati in materiali metallici. Forse perché, come le mosche appunto infastidiscono creature più grandi di loro senza apparentemente averne paura, forse questi soldati appunto sono così noncuranti che hanno attaccato i nemici senza appunto temere la loro reazione, chi lo sa. Non si può dire che oggi da queste parti le mosche godano di uguale ammirazione. In realtà c'è anche un altro tipo,
di pendente e sono dei piccoli amuleti lunghi da 0,5 a 1 cm, quindi molto piccoli, spesso fatti in materiali metallici come oro, argento o anche lapislazzuli, che sono spesso rinvenuti tra le bende, per esempio, di alcune giovani principesse. Queste ovviamente non possono essere delle effigi date in segno di stima per le imprese militari, quindi a che pro? Allora, le mosche, in tutto il periodo in cui viene mummificato un corpo, diciamo più o meno una settantina di giorni, hanno tutto il tempo del mondo per arrivare sul cadavere, deporre le uova, dalle uova usciranno le larve, le quali si nutriranno della carne, faranno la pupa e poi sfarfalleranno come adulti. Insomma, c'è tutto il tempo per fare un ciclo completo. Jane Krizky ipotizzò che gli imbalsamatori, vedendo appunto le mosche volare via prima che l'imbalsamazione del corpo fosse completa, temessero che il Ka, cioè lo spirito guardiano del corpo, stesse lasciando il defunto prima della fine dell'imbalsamazione, quindi prima che il corpo fosse adeguatamente preparato. E quindi magari questi sacerdoti nascondevano appunto nelle bende questi piccoli amuleti per far sì appunto che il Ka venisse in qualche modo rimesso dentro al corpo e non lo lasciasse prima che la procedura fosse completa. Tra l'altro, il fatto che siano degli amuleti dai colori metallici potrebbe forse farci capire che sono ispirati effettivamente alle mosche della famiglia dei Calliforidi, che uno, sono delle mosche che hanno un certo gusto per i cadaveri, due, hanno anche un esoscheletro metallico molto bello. Come promesso, siamo giunti al momento dell'apertura del sarcofago, insomma non è una cosa che si vede tutti i giorni. Sara ci assisterà in questa impresa. Dunque, che cosa vediamo? Partiamo da questo. Qui mi sembra di vedere ci sia scolpita la testa di un rapace. Effettivamente c'è un rapace dentro? Scopriamolo. Scopriamolo. Ecco qua. Sì, dentro c'è una mummia che dalle analisi abbiamo constatato essere di un rapace, possibile che sia un falco. Possiamo vedere che c'è la mummia, che le bende sono fermate con vari tipi di resine, prodotti di imbalsamazione, e per inserirla bene all'interno del sarcofago sono stati anche utilizzati altri pezzi di bende, diciamo. La cosa interessante, che si può trovare anche proprio un po' in tutti i sarcofagi lignei, è che appunto troviamo delle mummie abbastanza semplici come tipo di bendaggio, a differenza ad esempio di questa mummia qua, che anche in questo caso si tratta di un piccolo rapace, che con le bende è stato realizzato questo motivo decorativo, quindi sono state utilizzate bende di vari colori per dare appunto questo motivo. C'è proprio una differenza, e probabilmente è proprio dovuta al fatto che questi oggetti qua venivano comunque utilizzati così come sono, quindi dati come offerte o comunque utilizzati come all'interno dei templi in questo modo. In questo caso qua invece si dava valore al sarcofago, infatti anche in questo caso vediamo che è un sarcofago molto bello perché ha tutti gli intarsi in vetro, però in questo caso la mummia che c'è all'interno poteva essere, diciamo, meno raffinata. Per quanto riguarda invece i sarcofagi di gatto, ad esempio, qua ne abbiamo due tipologie differenti. Sono anche molto diversi, mi sembra di vedere. Sì, sono molto diversi. In questo caso la cosa interessante è che noi potremmo dire che questa è una statua di gatto in legno. Poi la alziamo e vediamo che all'interno ci sono dei tessuti. Da un'analisi così potrebbe essere soltanto un involucro di tessuto. Grazie sempre alle radiografie e alle TAC che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che questo ammasso di tessuti si sviluppa per tutta la lunghezza del gatto, fino più o meno a questo punto, e dentro c'è effettivamente un gatto. Quindi c'è un gatto intero che è stato inserito dal retro della statuina all'interno del sarcofago. Che magari senza fare la TAC e senza, diciamo, manipolarlo, uno non se ne sarebbe, esatto, neanche accorto magari. Esatto. E quello invece mi sembra anche un po' più articolato. Questo qua invece sì, è un sarcofago un pochettino diverso, anche in questo caso una cassettina lignea. Nel momento in cui noi rimuoviamo la statuina di gatto
più pezzi addirittura. In più pezzi, sì. E apriamo il coperchio, troviamo anche qua all'interno un involucro di band. E anche in questo caso, sempre grazie alla TAC, abbiamo capito che è un gatto. Dico grazie alla TAC perché, come puoi vedere, rispetto agli altri gatti che abbiamo visto che sono in piedi e sono tutti raffinati, hanno il muso proprio modellato come il muso di un gatto, le orecchie, e quindi si capisce subito che sono dei gatti. In questo caso qua, invece, senza aver fatto l'analisi, certo, poteva essere un qualunque altro tipo di animale. Certo che la statuina di gatto ci faceva presupporre che ci fosse il gatto, però anche quello non è sempre così scontato. Quindi noi possiamo trovare dei cofanetti o comunque dei sarcofagi che hanno un'immagine sopra di un animale e poi scoprire dalle analisi che all'interno invece l'animale è un altro. E quindi è sempre un po' una sorpresa. E adesso? Beh, abbiamo giusto iniziato a grattare la superficie di questo argomento, ancora tanto ci sarebbe stato da dire sulle mummie animali. Qui al museo le stanno ancora studiando, eh. Per esempio, bisogna ancora identificare alcune delle specie animali che non sono state identificate, nonché ottenere nuove informazioni usando sia la TAC sia altre strumentazioni, per esempio sulla chimica delle sostanze usate per l'imbalsamazione, sui bendaggi, eccetera. Quindi ne sentiremo ancora parlare. Nel mentre, aspettiamo.